Passiamo adesso al punto 3, ratifica delibera di giunta comunale 29/11/2016 numero 281, variazione d'urgenza al bilancio di revisione finanziario 2016-2018, esercizio 2016. La parola all'assessore Luisa. La ringrazio Presidente, buongiorno a tutti. Terzo punto all'ordine del giorno riguarda la delibera concernente la ratifica da parte del Consiglio Comunale della variazione al bilancio di previsione finanziario 2016-2018 adottata dalla Giunta il 29 novembre scorso in via di urgenza. Ho già avuto modo di precisare in occasione dei lavori della prima commissione consiliare che l'ufficio di ragioneria ha fatto una corsa contro il tempo per poter portare questa delibera all'attenzione di variazione. Per portare la variazione di bilancio all'attenzione del Consiglio Comunale entro il termine di legge del 30 novembre, nonché l'iter che ha dovuto seguire poi l'arrivo della documentazione completa presso gli uffici finanziari non lo ha reso possibile. Stante anche silenzio, per favore, chiedo scusa. Prego. Stante anche la necessità di acquisire il previo parere da parte dell'organo di revisione con i relativi tempi. Per questo la Giunta si è trovata nella necessità di deliberare la variazione in via di urgenza senza poter appunto portarla all'attenzione del Consiglio entro il 30 novembre. Quindi l'iter che è stato seguito è stato diverso rispetto a quella che era stata la programmazione iniziale. Fatta questa premessa, la variazione al bilancio finanziario 2016-2018 che oggi viene sottoposta alla ratifica del Consiglio riguarda il solo esercizio 2016 ed è stata dettata dalla necessità di dover considerare delle maggiori entrate da acquisire e delle correlative spese. In particolare sul lato dell'entrata si registrano delle minori sanzioni derivanti dal mancato rispetto del patto di stabilità 2015 in forza di una diversa metodologia di calcolo che è stata attuata dal Ministero dell'Interno rispetto a quella che hanno adottato i nostri uffici finanziari, che è maggiormente favorevole per l'ente e ci ha di fatto ridotto la sanzione di ulteriori 350.000 euro. C'è poi la previsione di entrata che deriva dall'allungamento della gestione delle reti idriche da parte del Comune dovuta al procrastinarsi delle operazioni del passaggio relativo alle reti idriche all'ERSI che è previsto oramai per la fine dell'anno e non come previsto prima nel periodo estivo. Ci sono poi dei maggiori accertamenti che ci ha comunicato Teate Servizi in materia di IMU e di Tari, c'è poi il ristoro ambientale riconosciuto dalla società Terna SPA a fronte della costruzione dell'elettrodotto in zona Brecciarolla sulla base della convenzione che era stata stipulata a suo tempo, c'è la reiscrizione di contributi regionali per interventi relativi ai sistemi di accesso dalla transcollinare e c'è poi la costituzione del fondo incentivi per funzioni tecniche previsto dall'articolo 113 del decreto 50 del 2016, il nuovo codice degli appalti. Sul lato della spesa si sono rese necessarie delle variazioni che attengono alle sopravvenute esigenze di spesa che sono correlate alle entrate che vi ho appena elencato. In particolare abbiamo la spesa derivante dal prolungamento della gestione del servizio idrico integrato fino appunto al passaggio delle reti. Abbiamo poi un prudente accantonamento al fondo crediti dubbi esigibilità che è correlato alla maggiore attività di accertamento che ci ha comunicato la Teate Servizi. Abbiamo l'utilizzo del contributo per il ristoro ambientale che ci ha riconosciuto Terna SPA per le finalità già predeterminate. Abbiamo l'utilizzo dei contributi regionali per gli interventi relativi ai sistemi di accesso alla trascollinare e abbiamo infine l'utilizzo dei fondi incentivi funzioni tecniche che abbiamo citato prima, di cui all'articolo 113 del codice degli appalti. Al di là di questa elencazione, che insomma evidentemente avete potuto anche vedere nell'allegato del pacchetto di delibera, credo che sia opportuno spendere qualche parola in merito ai maggiori accertamenti per l'IMU e la Tari che ci ha comunicato la Teate Servizi, in quanto la quasi totalità dell'importo è stata in un'ottica di estrema prudenza accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità, parliamo di 3.700.000 euro su un totale di circa 4 milioni. La Teate Servizi ci ha infatti comunicato alla fine di novembre che rispetto a questi maggiori accertamenti ha riscosso all'incirca 300.000 euro di questa maggior somma. Pertanto, stante l'approssimarsi della scadenza dell'esercizio, si è ritenuto di adottare un comportamento, dicevo, prudenziale e quindi di non stanziare le somme come nuove spese.
Questo perché? Perché la nuova contabilità armonizzata ci impone di accantonare al fondo crediti di dubbia esigibilità tutte le somme che non vengono effettivamente riscosse e quindi in un'ottica, ripeto, di estrema prudenza non sono state utilizzate e stanziate come nuove somme. Questo anche per rispondere, mi dispiace che... anche per rispondere al consigliere Raimondi che prima diceva abbiamo delle maggiori entrate che ci ha comunicato Teate Servizi, nuovi accertamenti, ma siccome già la Teate Servizi ci ha comunicato di non prevedere di poterle incassare entro la fine dell'anno, si impone l'accantonamento di queste somme, ecco che quindi non abbiamo potuto utilizzarle diversamente anche per la copertura dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze. Dicevo che questa impostazione, quindi questo ingente accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata anche valutata favorevolmente dall'organo di revisione che non solo ha dato parere favorevole rispetto a tutta l'operazione di variazione, ma appunto ha apprezzato questo comportamento da parte dell'amministrazione. Nel corso dei lavori della prima commissione consiliare abbiamo avuto modo di esaminare nel dettaglio tutto il pacchetto di delibera, sono stati forniti ai consiglieri anche ulteriori documenti a supporto, sono stati dei chiarimenti. In ogni caso, se avete delle domande, c'è il nostro dottor Riscoli che oggi è stato chiamato già più volte, che eventualmente si renderà disponibile ulteriormente per eventuali chiarimenti qualora ve ne fosse la necessità. Ovviamente il dottor Riscoli ha anche attestato la regolarità tecnica dell'operazione e il permanere degli equilibri di bilancio per quanto riguarda appunto la variazione che oggi il Consiglio Comunale è chiamato a ratificare. Grazie. Grazie Assessore Luise. Dichiaro aperta la discussione sul punto 3 dell'ordine del giorno. Se ci sono richieste di intervento, non ci sono interventi? No? Nessun intervento richiesto, quindi dichiaro chiusa la fase della discussione. Apro la fase della dichiarazione per intenzioni di voto. Se c'è qualcuno che vuole intervenire, lo può fare. Nessuno vuole intervenire, ci sono pregiudiziali? No, non si possono sapere più. Quindi possiamo chiudere la fase del chiesto di voto e passiamo alla votazione. Per appello nominale, chi è favorevole dice sì, chi contrario no, chi si astiene astenuto. Prego segretario. Sì. Argenio. Sì. Costa. Costantini. D'Arcangelo. Delio. Delio. Di Biase. Di Giovanni. Assente. Di Orio Alessio. Assente. Di Paolo Bruno. Assente. Di Paolo Marco. Di Pasquale. Di Ingiullo. Donatelli. Bebo Luigi, assente. Ferrara. Fusilli, Gianmarino, presente. Marino Graziano, Marzoli, assente. Melideo, Micomonaco, Raimondi. Rapposelli, Ricciardi, Riscoli, Russo, Sabrone assente, Tacconelli, astenuto, Troiano, assente, Vitale Emiliano, Zappalorto, Sindaco di Brivio. 19 e 2 astenuti, 19 favorevoli per 2 astenuti e un presente non votato. Quindi il punto 3 non è prevista la mia discussione. Viene approvato il punto 3 dell'ordine del giorno. Passiamo adesso al punto 4 dell'ordine del giorno, presentato dal consigliere Enrico Raimondi. Valutazioni circa l'opportunità di attribuzione della delega al commercio e alle attività produttive ad altro assessore. Prego, consigliere Raimondi. Grazie Presidente.
una premessa e d'obbligo prima dell'illustrazione del contenuto di quest'ordine del giorno, che credo sia noto a tutti perché è stato presentato già nel mese di luglio, poi ritenni opportuno ritirarlo dalla discussione per poi ripresentarlo, per chiarire un aspetto che si evince anche dal testo, che questo è un ordine del giorno che non vuole mettere in discussione una persona in quanto tale, né le qualità morali di un assessore, di un componente della giunta, di cui io non ho dubbi, diciamo, sulla onestà, correttezza, trasparenza. È un ordine del giorno politico che nasce dalla constatazione che alcuni punti programmatici caratterizzanti il programma elettorale del sindaco, in alcuni settori fondamentali per la vita dei cittadini, cioè le attività produttive e il commercio, hanno necessità di un rilancio, di maggiore attenzione e soprattutto di maggiore capacità di programmazione, di interventi che possano in qualche modo favorire o la nascita di nuove attività imprenditoriali o, diciamo, in qualche modo alleviare i dolori che sentiamo nel mondo del commercio. E di oggi la Confcommercio, che chiede addirittura lo stato di calamità commerciale per la città di Chieti, alla regione, perché conosciamo gli effetti dell'insediamento di centri commerciali vicino alla nostra zona, non ultimo questo progetto di Megalo 2 di cui non si sa nulla, perché poi quando in commissione cerchiamo di avere informazioni, come è accaduto sul progetto Inte, nessuno della giunta è in grado di riferire. È un ordine del giorno che nasce poi dalla constatazione che rispetto a iniziative che questo ente avrebbe potuto intraprendere sia quest'estate che passata, sia durante questo periodo natalizio, non c'è stata alcuna programmazione, non c'è stato alcun investimento di risorse, anzi si è andati a chiedere ai commercianti del centro storico soldi per mettere quelle che qualcuno ha definito luminarie, ma che in una città normale non potrebbero neanche essere definite quanto tali. Ecco, quindi un ordine del giorno che nasce dalla constatazione di alcune criticità e, lo devo dire all'assessore, anche da una incapacità che io imputo parzialmente anche ai consiglieri comunali, perché quando non c'è dialogo non è che sbaglia una persona sola, no, sbaglia chi dialoga. Ma se si va in commissione consigliare, chiedo scusa consiglieri, per favore, commissione che è stata convocata pochissime volte in un anno e mezzo di amministrazione, pochissime volte in un anno e mezzo di amministrazione, e quando viene convocata per parlare del progetto Inte il delegato del sindaco non sa dare risposte, quando viene convocata per fare seminari di studio sulla Bolkestein e si pone il problema dell'opportunità di mantenere i mercati per il corso il venerdì o la domenica, la risposta è un muro di questa amministrazione rispetto ad alcune richieste dei consiglieri comunali, sicuramente di minoranza, ma da quello che mi consta partecipando alle riunioni anche di maggioranza. Allora io credo che il consiglio comunale talvolta deve essere sollecitato a riflettere sul fatto dell'adeguatezza o meno di una giunta che dovrebbe perseguire gli obiettivi che sono stati enunciati dal sindaco in consiglio comunale. Io ne ho ricordati alcuni di quelli contenuti nelle linee programmatiche di mandato. Ebbene, io chiedo a questo consiglio comunale se il programma elettorale che il centrodestra ha presentato agli elettori e per cui ha ricevuto la maggioranza dei consensi dei votanti in questo anno e mezzo sia stato rispettato o meno. Io chiedo a questo consiglio comunale di esprimere una valutazione sull'adeguatezza o meno di un settore importante come quello attività produttiva e commercio in questo anno e mezzo, se è riuscito a dare delle risposte concrete ai cittadini. Ecco, io credo che il consiglio comunale non si possa sottrarre talvolta di effettuare queste valutazioni, perché altrimenti verrebbe meno il nostro compito da parte dell'opposizione di incalzare l'amministrazione e di controllarla, ma anche da parte dei consiglieri di maggioranza di suggerire a volte al sindaco che sostengono che forse qualche modifica nella squadra, tra virgolette, di governo è necessaria, non tanto per equilibri politici quanto per l'efficacia dell'azione amministrativa.
Grazie consigliere Raimondi. Dichiaro aperta la discussione su questo ordine del giorno. Ci sono interventi? Non ci sono interventi? Chiede il sindaco di intervenire. Sull'ordine del giorno, però io ritengo che il sindaco sia chiamato in causa, quindi prego. Grazie Presidente, grazie al Consiglio per intervenire, ma se fosse un problema il fatto che io debba intervenire come sindaco, potrei sempre intervenire come consigliere comunale questa assise, quindi lo farei a prescindere comunque. È chiaramente legittimo che ogni componente del Consiglio possa proporre ordini del giorno e in questo caso li proponga su materia che è strettamente amministrativa e comunale, cioè il funzionamento di un settore, di un assessorato e quindi dell'amministrazione. Al contempo dico anche che c'è una specificità di competenze e anche di esclusività di competenze che oggi vedono il sindaco nominare la giunta, scegliere la giunta, attribuire le deleghe, quindi attribuire ad ogni assessore deleghe che restano di fatto come responsabilità in capo al sindaco, ma che vengono esercitate nella funzione del governo locale da parte degli assessori. Ciò detto, sento però anche di dover rivedere alcuni degli aspetti che con estrema tranquillità potremmo trattare e possiamo trattare in Consiglio Comunale, proposti dal capogruppo dell'altra Chieti. Perché? Perché alcune delle cose che io leggo nell'ordine del giorno, visto che alla fine si conclude chiedendomi di valutare l'opportunità di attribuire le deleghe relative alle attività commerciali e produttive ad altro collaboratore, intanto dico, ci penso io perché la responsabilità è mia, se voglio assumere su di me la responsabilità di quello che fa oggi un assessore l'assumo per intero dal primo all'ultimo dei miei assessori. Però devo anche correggere il tiro, perché alcune cose che ha detto il capogruppo nel suo intervento, così come alcune cose che io leggo in questo ordine del giorno, in realtà non appartengono alla competenza dell'assessore al commercio. Cioè tutta la premessa che viene fatta a questo ordine del giorno attiene a competenze che sono dell'assessore Viola. Allora mi chiedo, a chi devo togliere questa delega? All'assessore Viola o all'assessore Di Biasi? Sempre premesso che decido io e non la tolgo a nessuno dei due. Ma mi si dice delle manifestazioni. Mi sembra che in questa città, nonostante le tantissime difficoltà che le avete trattate voi soltanto qualche minuto fa insieme a noi, che attengono a anche a fatti sopravvenuti che non certo erano prevedibili che adesso in questo momento, ma sono caduti in questo momento, 3 milioni di euro di sentenze che vengono ad essere richieste all'amministrazione comunale. Noi non avevamo messo in conto di avere 3 milioni di sentenze da dover pagare, però le abbiamo comunque dovute sostenere. Facendo delle attività che sono state quelle di movimentazione di alcune somme da una postazione ad un'altra. Lo dico adesso perché prima non ho ritenuto dover intervenire, ma quelle somme che erano previste per le scuole sono somme che erano lì giacenti e insufficienti per fare gli interventi. Con il responsabile degli uffici finanziari e con il responsabile dei lavori pubblici noi lavoreremo perché ci sia la possibilità di rifinanziarle e realizzarle quelle opere, non di tenerle lì appostate con valori che non sono sufficienti per realizzare le opere. Detto questo, sulla attività che c'è stata in questo anno e mezzo sulle manifestazioni, guardi, io ho una serie di eventi, alcuni li ricordo a mente perché sono quelli istituzionalizzati, altri li posso leggere ed esumere da questo appunto che mi sono fatto preparare dall'assessore competente, che è poi l'assessore Viola, al quale devo il mio ringraziamento per aver fatto tutto questo nonostante la mancanza di fondi.
Ma noi abbiamo nell'anno in corso del 2016, quindi mi limito a quest'anno, tenuto in piedi manifestazioni come la settimana mozartiana piuttosto che il maggio teatino. Abbiamo contribuito in altre manifestazioni che si sono svolte in giro per la città, leggo l'estate in piazza Brecciarolo, che è stato un contributo dell'amministrazione comunale, leggo ancora le tappe del Grand Prix di esibizioni sportive della FIDART al Foro Quario, ancora lo show cooking che si fa presso la Camera di Commercio organizzato da MET, che è un'associazione nazionale che ha portato tanta gente qui in città, le attività culturali grazie soprattutto all'associazione Camminiamo Insieme, come si chiama? Emilia di Matteo, della signora Vaccarella, Camminando Insieme, con il carnevale tradizionale che ha portato centinaia di persone lungo il nostro corso, evento riconosciuto, lo dico perché di solito non è benevolo nei nostri confronti, anche dal centro, che ha parlato di migliaia di persone lungo il corso Maruccino nel corso del Natale a Chieti. C'è stato del carnevale a Chieti tradizionale, c'è stato il Teatro Magic Festival che quest'estate ha portato migliaia di persone nella nostra città. C'è stata una serie di eventi nuovi come il Teatro Winter Festival che l'anno scorso ha portato tantissime persone nel teatro e nel nostro supercinema e che quest'anno vive la sua seconda edizione con altrettanti successi in termini di biglietti staccati, perché si paga per questa cosa. Ci sono stati gli spettacoli allo Stellario, dove il Comune è stato parte fondamentale per poter realizzare quegli spettacoli. Ci sono stati gli eventi scalini, le notti bianche a Chieti Scalo. A Chieti Scalo le notti bianche hanno riempito quelle strade, hanno riempito anche quei negozi. C'è stata la edizione del Gioco Festival, anche quella manifestazione che ha riempito la città e che ha fatto dire a un commerciante che prima aveva occupato lo stand del Gioco Festival alla fine della serata: non ho mai visto tanta gente dormire al mio negozio, eppure aveva occupato lo stand perché gli dava fastidio. Ci sono state le manifestazioni come lo street food. Vogliamo forse dire che lo street food che si è fatto quest'anno e quello che si è fatto lo scorso anno non hanno portato persone alla nostra città? Beh, queste manifestazioni a cavallo tra le competenze dell'assessore Di Biase e di quelle dell'assessore Viola, io credo abbiano confermato, nonostante le scarse risorse del nostro comune, hanno confermato che questa è un'amministrazione che è stata capace di mettere su manifestazioni tali da poter ancora poter contare sull'attrattività della città con le manifestazioni per fare anche un beneficio in favore del commercio. Il trekking urbano l'abbiamo recuperato e poi ci sono una serie di altre attività che io non sto qui a elencarvi, ma che certamente ci sono. C'è stato il primo torneo di basket 3 contro 3, tanto sostenuto dal consigliere comunale di Forza Italia Mico Monaco, al quale abbiamo dato tutto il supporto all'amministrazione perché si potesse realizzare. C'è stata quell'altra manifestazione molto ben riuscita, che è stata dei balconi fioriti, anche quella voluta dall'assessorato al commercio e sostenuta anche questa dal consigliere Mico Monaco, e anche questa è stata una manifestazione molto apprezzata e che ha comunque fatto rivivere nel nostro centro storico dei momenti positivi. Poi ci sono tutta una serie di eventi sportivi che non vi sto ad elencare. E allora mi chiedo, dove lei ha visto che la Giunta non ha organizzato per l'estate nulla? La DMC, che è il distretto turistico internazionale al quale Terra di Chieti si chiama, al quale il Comune di Chieti aderisce, ha portato quest'anno, grazie, perché c'è anche scritto questo nel testo del suo ordine del giorno, grazie all'accordo che noi abbiamo fatto con la DMC, noi abbiamo portato in città autobus di turisti che soggiornavano negli alberghi di Francavilla. E però devo dire anche un'altra cosa qui, che quando abbiamo chiesto alle attività di poter ospitare questi turisti, parlo di cantine e altri
ed altre attività commerciali di questo tipo, su 5, 3 ci hanno risposto che non lo volevano fare, non lo potevano fare. Solo pochi hanno dato a noi la possibilità di portare e di ospitare queste persone. Persone che pagavano, non persone che andavano lì gratis. Quindi c'è anche una necessità di maturare la condizione di chi fa commercio, fa turismo nella nostra città, aprendoli a occasioni che sono nuove, non sono quelle classiche e ormai consolidate. E ancora, questa mattina abbiamo incontrato Confcommercio. Forse è bene, molti lo sanno, è bene che io ricordi, che con Confcommercio noi abbiamo sottoscritto un atto a livello nazionale che abbiamo già proposto a livello comunitario per partecipare a una serie di bandi che servono su 3 misure fondamentali: economia circolare, innovazione, trasporto sostenibile e accoglienza, dove noi parteciperemo per fare in modo che la nostra città possa ottenere finanziamenti in uno di questi tre segmenti di finanziabilità europea. E allora sicuramente ci sono più problemi di quanti non ne potessimo avere noi e di quanti non ci aspettassimo nemmeno noi di avere in questi mesi. Però la verità è che nonostante questo l'amministrazione ha continuato a svolgere appieno il ruolo che le era deputato. Abbiamo tenuto ben in mente che cosa serviva al commercio, abbiamo sostenuto le attività, abbiamo fatto una fiscalità di vantaggio per le attività, che è un altro elemento che contribuisce a far sì che non ci sia una crisi così grave come vi è altrove, e quella lettera di cui parlava lei della Confcommercio è una lettera che è stata indirizzata alla Regione Abruzzo, per dire alla Regione Abruzzo che non sta facendo quello che deve fare, ad Alfonso che non sta facendo quello che deve fare nel commercio, chiedendo che ci sia lo stato di calamità per il commercio della nostra città, non al Comune, ma alla Regione Abruzzo è stata indirizzata la lettera, perché è la Regione Abruzzo che manca degli interventi di sostegno alla economia locale, alla produzione, al commercio, non certo il Comune di Chieti, che tra manifestazioni, sostegno e cose che avremmo potuto e dovuto fare, dico che abbiamo fatto molto di più che quello che ci era consentito in questo momento. Quindi io la ringrazio perché mi ha dato l'occasione di dire queste cose che forse non erano conosciute e note. Accolgo sempre con piacere, e spero che ce ne siano anche altre a questo punto, di azioni come quella che lei ha promosso, così avrò modo di parlare anche delle attività di altri miei assessori, ma così come le consegno l'apprezzamento su questa cosa, le dico anche che la competenza su quella che è l'attività dell'assessore è una competenza che che ho tutta piena su di me, per il fatto stesso che ne sono responsabile pienamente a prescindere, essendo tutti gli assessori miei delegati. Quindi io la ringrazio e credo, spero, anzi certamente non avrò convinto chi ha posizioni di questo tipo, ma spero di aver almeno offerto al verbale del Consiglio Comunale uno spaccato di un settore della vita amministrativa che magari guardato con occhi soltanto critici appare negativo, ma guardato con occhi critici di chi vuole costruire qualcosa ha caratteri di positività che ci dicono che possiamo non soltanto andare ancora avanti, ma che dobbiamo e possiamo migliorare quello che fino ad oggi abbiamo fatto. Grazie. Grazie Sindaco. Quindi, come ha detto, è aperta la discussione, la parola al consigliere Luigi Febbro, prego. Bene? Allora, ci sono altri interventi? Sì, io. Prego. Allora, siccome sono il consigliere più anziano di legislatura e di età, oggi mi vergogno di stare in questa giunta. Io non ho capito l'atteggiamento di Forza Italia, dove hanno ottenuto tutto, non so questa querela da giorni che ho sentito parlare da parecchie persone, è una vergogna, manca l'umiltà a questo partito secondo me. Fate come me, scusate
la modestia, io non ho avuto mai niente. Se qualcosa mi è stato dato, se qualcosa mi è stato dato dal sindaco, me lo sono guadagnato sul campo e faccio volontariato, non ho avuto mai pretese. L'assessore non l'ho potuto mai fare, anche se mi aspettavo, perché, ripeto, sono nato sfortunato, non ho studiato, non mi sono mai mandato dalla mia cultura, però ho sempre lavorato onestamente. E oggi veramente sto incazzato di questo comportamento di questi signori. Grazie. Grazie, consigliere Pasquale. Ci sono altri interventi, dichiaro chiusa la fase degli esodi voto e mettiamo a votazione l'ordine del giorno presentato dal consigliere Enrico Raimondi. Votiamo per appello nominale. Prego, segretario. Aceto. No. Argenio. Sì. Costa. Assente. Costantini. Assente. D'Arcangelo. Sì. Di Lio. Assente. Di Biasi Nicoletta. Di Giovanni Marco Filippo. Di Orio Alessio. Di Paolo Bruno. Di Paolo Marco. Di Pasquale Franco. Di Ingiullo, assente. Donatelli Stefania. Febo Luigi. Ferrara Pietro Diego. Sì. Fusilli, assente. Gianmarino. Marino Graziano. Marzoli, assente. Milideo Roberto. Mico Monaco, assente. Raimondi. Rapposelli. Ricciardi, assente. Rispoli, assente. Russo, assente. Sablone, assente. Tacconelli, astenuto. Troiano, assente. Vitale Emiliano, assente. Zappalotto, assente. Sindaco, di prima. 9 contrari e 8 favorevoli e un astenuto. Quindi l'ordine del giorno viene bocciato. Chiudiamo i lavori della seduta odierna di consiglio. Vi ringrazio per la partecipazione e attenzione. Auguro un buon Natale a voi e alle vostre famiglie, per me è il cuore che non vedrò di persona. Grazie e buona giornata.